finalmente un altro rudere a Pescara andrà a terra, perché questa amministrazione si sta caratterizzando per abbattere tutti i rudere che purtroppo degradano il nostro panorama e la nostra città. Questa scuola ex musica da decenni abbandonata, con un finanziamento ministeriale di 10 milioni di euro di un progetto comune conservatorio università, verrà totalmente riqualificata con l'abbattimento di alcune parti dell'edificio e con la riorganizzazione totale per realizzare un grande auditorium di 500 posti, delle aule per il conservatorio e comunque tutta una zona che sarà a servizio della collettività pescarese. Lei qualche settimana fa proprio da queste parti aveva abbattuto, se così possiamo dire, una fontana simbolo di degrado. Sì, noi abbattiamo tutti i simboli del degrado, abbiamo cominciato con un altro rudere, un manufatto dove all'interno c'era spazzatura e droga, e continueremo con questo edificio che è stato molto spesso teatro di situazioni negative e che ovviamente i pescaresi hanno stigmatizzato per tanto tempo, e in breve tempo invece vedranno l'abbattimento e la realizzazione di una struttura sicuramente di grandissima qualità e di grandissimo livello per la città e per la regione. Tempi, io credo che nel 2023 noi inaugureremo questa bellissima struttura, e mi fa piacere perché nel 2003 io ho inaugurato l'edificio in Viale Bovio del Conservatorio. Anche lì era un edificio degradato che a suo tempo riqualificammo, e dopo 20 anni riqualifichiamo l'ex scuola Munsi, che diventerà un gioiello.